Walter Ariel Garcia. Nasce a Buenos Aires nel 1984 da un'antica famiglia di assaggiatori di detersivi. Dopo aver frequentato per 9 anni l'asilo Garcia, così rinominato per la lunga permanenza del bimbo, Walter diventa il capitano della squadra di calcio delle elementari. Il ragazzo ha il calcio nel sangue, oltre al sapone. A 15 anni esordisce nella nazionale juniores albiceleste e riesce a fare la pipì senza più il pannolino. A 17 anni, insieme al suo allenatore immaginario Jeff Turner, decide di passare al calcio professionistico e viene ingaggiato dall'Argentinos Juniors. Le cose all'inizio non vanno bene. I suoi primi allenamenti sono un dramma. Dopo 5 minuti di corsa scoppia in lacrime. Voleva la mamma. L'allenatore della squadra, il tedesco Chutz Fisichellen, ha un colpo di genio. Lo fa giocare con il ciuccetto. È la svolta. La squadra torna in prima divisione, subendo appena 4 gol in una stagione. Walter, ormai soprannominato El Paiolo, passa al San Lorenzo. All'inizio non viene ben visto dai compagni, viene agli allenamenti con lo zaino di Dragon Ball invece del borsone, mentre tutti guardano le cassette degli avversari, lui guarda le cassette dell'Uomo Tigre, beve le bibite energetiche del biberon e fa spesso bisticcio con i compagni di reparto per cause futili. La sua abilità nel difendere, di continui suggerimenti dell'allenatore immaginario Jeff Turner, però lo portano ad essere uno dei migliori difensori del campionato e capitano dell'Under 21 argentino. Nel 2006 il suo procuratore Cristina D'Avena lo fa firmare per i russi del Rubin Kazan. Durante il ritiro nei Monti Urali, i compagni di squadra gli tirano però un brutto scherzo. Prima di andare a letto, sostituiscono la sua bevanda preferita, il latte coi plasmon tritati, con della vodka pura siberiana. Walter, non avendo mai bevuto una sola goccia di alcol in vita sua, vomita ogni 45 minuti per 3 anni. La malattia, i meno 45 gradi centigradi di media della ridente città di Rubin, lo fanno entrare in depressione. Il suo cartellino non vale quasi più una lira. Ne approfitta Pietro Lo Monaco, che lo acquista per 18 rubli e promette al giocatore una scorta mensile di M&M's. In Italia Ariel non trova maggior fortuna. Durante un allenamento in una partitella in famiglia perde la capacità di intendere e di volere dopo un contrasto di gioco con Marc Edusei. Traumatizzato, torna in patria nel Nacional, dove, dopo 3 anni, riconquista la fascia di capitano dell'Under 21. Nel 2009 una nuova esperienza l'attende, gli Stati Uniti. Gioca un anno nei New York Red Bull. Lì non trova spazio in prima squadra, ma trova la compagna della sua vita, la soave camionista Steffi Tenno, già Miss Infacil per la fragranza delle sue ascelle. Ariel torna in Argentina per presentarla ai suoi. La madre piange di gioia, il padre viene colto da 2 infarti e si fa prete per cercare di capire i suoi errori. Walter conduce una vita regolare, grazie anche al ritrovato feeling col suo allenatore immaginario, e gioca nella Juventud Antoniana, il cui presidente è proprio il padre, che nel frattempo è diventato cardinale. L'anno successivo passa al blasonatissimo club del Guillermo Brown e diventa papà. La moglie, dopo un travaglio durato 18 mesi, partorirà 2 gremlin. Attualmente gioca in Serie B nell'Independiente Rivadavia, ma soprattutto ha riconquistato dopo 6 anni la fascia di capitano della nazionale Under 21, puntando a mantenerla a vita.